Siamo qui con Davide Borin, naturalista e collaboratore del Parco del Molgora. Ciao Davide. Allora, vorrei farti un paio di domande. La prima è: a che cosa servono i PLIS, cioè parchi locali di interesse sovracomunale, e se sono più o meno efficaci dei parchi regionali, e se sì, che vantaggi e svantaggi ci sono rispetto a quelli più grandi? Allora, sono un'istituzione che è nata per proteggere il territorio dal basso, vuol dire che siamo voluti dai comuni stessi che si consorziano, o si consorciano, dipende dalla natura, per proteggere parte del proprio territorio dall'urbanizzazione, proteggere la parte agricola, come i campi che vediamo dietro di noi, piuttosto che gli aspetti più naturalistici. Diffusi è una realtà lombarda, tipicamente lombarda. Sono più o meno efficaci rispetto ai parchi regionali, sono di diversa concezione. Il parco regionale viene calato dall'alto, è la regione che decide un'area che deve essere protetta. Invece nel PLIS è proprio la cittadinanza, è il comune stesso che vuole proteggere il territorio. E questo secondo me è un valore aggiunto. È molto più sentito solitamente il PLIS rispetto al parco regionale. Ci sono caratteristiche territoriali tipiche che accomunano i parchi del Molgora, della Cavallera e dei Colli Briantei? E se sì, cosa hanno in comune e quali sono i tratti tipici? Allora, territorialmente, dal punto di vista del paesaggio, sono abbastanza differenti. Il Colli Briantei sono le prime alture, il Parco del Molgora, ovviamente il torrente Molgora, il Revallone è molto più agricolo, sull'aspetto agricolo. Però in tutti e tre i parchi, tutti e tre i parchi sono siti in un'area della Lombardia ad alta urbanizzazione. Quindi tutti e tre hanno questa caratteristica di avere un territorio fortemente urbanizzato in cui l'urbanizzazione si espande a un ritmo molto elevato. E quindi in tutti e tre i casi sono fortemente improntati alla difesa degli spazi aperti, delle aree aperte che sono attualmente agricole o A seconda dei parchi con cui collabori, quali sono le attività, più significative che stanno portando avanti? naturali. Di sicuro le attività di educazione ambientale e di protezione ambientale. Lo scopo del parco è sicuramente proteggere il territorio, ma anche e forse soprattutto far conoscere il territorio. Tanti prendono l'auto per attraversare un paese, per andare da un paese all'altro, invece c'è tutta una rete di sentieri, basta fermarsi un attimino e guardarsi intorno per vedere un paesaggio ricchissimo. I parchi, che è l'Incrato e poi anche altri parchi locali, fanno proprio questo lavoro di far aprire gli occhi alla cittadinanza su ciò che sta intorno a loro. Farla conoscere nell'ambito della scuola con l'educazione ambientale, nell'ambito invece extrascolastico con iniziative pomeridiane, serali, del weekend. E questo è sicuramente uno degli aspetti più importanti per i PLIS. Ha senso avere parchi specifici per ogni luogo più piccoli o avrebbe più senso accopparli in un unico ente più grosso? Mi hai detto accopparli. Accorparli, scusa. Vuoi fare o andiamo avanti? Andiamo avanti. Allora, ha senso se il parco, se il PLIS diventa veramente sovracomunale, va a essere la sua sigla. Ho visto dei PLIS molto piccoli che fondamentalmente sono all'interno di un solo comune e quello sì, ha poco senso. Se un parco inizia a essere abbastanza strutturato come i tre che abbiamo visto, quindi 4, 5, una decina di comuni, allora ha senso perché le politiche di questi 4, 5, 10 comuni sono vincolati dall'essere in un parco. Il comune è obbligato, almeno è fortemente spinto a proteggere il proprio territorio proprio perché fa parte di questo PIS. Un parco piccolino fa sì che si senta di più l'appartenenza al territorio. Quindi gli abitanti dei 10 comuni del Parco del Molgora si riconoscono facilmente nel torrente Molgora e nel territorio lungo il torrente. Dovesse entrare all'interno di un parco regionale grosso, che so, Parco Vallelambro o Parco dell'Adda, a quel punto probabilmente il sentimento della cittadinanza sarebbe un po' più labile, si sentirebbe un po' più distaccato. Puoi parlarci del progetto Pane, in cosa consiste, cos'è principalmente? Perfetto, allora il progetto Pane è un progetto che è iniziato nel 2012, è un cammino che sta portando proprio in questi giorni alla fusione tra il Parco del Molgora e il Parco di Revallone.
Si è deciso di fondere questi due enti perché sono enti molto simili, sono nati nello stesso periodo, hanno una costituzione, una struttura molto simile, anche come territorio, piuttosto come abbiamo detto prima, anche come minaccia al territorio, sono molto simili e quindi si è voluto accorpare questi due enti. Diventerà un unico PLIS perché rimarrà la formula di PLIS, però costituito da 21 comuni, su due province e la città metropolitana di Milano, insomma, delle superfici anche importanti perché si parla già di 3.000 ettari, quindi ci sono parchi regionali più piccoli di quello che sarà il Pane. L'idea è magari di riuscire a coinvolgere anche i comuni della Cavallera in un futuro, che però hanno una situazione differente del e quindi è un nuovo ente più grosso e più efficiente sarà più efficiente avrà un peso anche territoriale maggiore, senza andare alle dimensioni tali da sentirsi staccato, sentire che Cittadinanza si stacca da questo parco, pur mantenendosi locale. Piccola domanda turistica, quali sono delle località o dei posti che tu vi consiglieresti di andare a visitare in questi parchi? Sicuramente. Parco del Mulgola, che sono un pochino più vicino. Sicuramente il Bosco della Bruciata, tra Carnate e Vimercate, alla fine dell'inverno perché è una fioritura nel sottobosco incredibile, veramente ricchissima in forme, colori e dimensioni, con fiori molto rari, è uno dei punti con la biodiversità vegetale più elevata di tutta la Pianura Padana. E oppure un altro luogo molto interessante è il mare di Bussero, quindi appunto nel comune di Bussero, che è un nodo di smistamento delle acque del canale Vidoresi, da dove arrivano i derivati del canale Vidoresi che si dividono, si diramano nei vari canaletti che vanno a bagnare i campi. E c'è tutta una serie di chiuse che formano delle pozze, delle cascatelle, molto molto piacevoli, soprattutto d'estate, quando l'acqua c'è e ci si può anche bruciare. D'accordo, grazie mille, ringrazio Davide per l'intervista e niente, basta. Grazie Grazie a voi, mille. grazie a tutti. Grazie, Ciao! ciao.